vediamo subito, e penso che è una coincidenza molto particolare, anche se per me è molto triste e dolorosa, perché si parla di un amico di compagno, Giancarlo Arnau. La Anna leggerà, direi, un brevissimo testamento che ha lasciato. Ecco, queste poche righe ce le ha mandate due giorni fa la moglie di Giancarlo Arnau. Cari amici, Giancarlo se n'è andato nel sonno pomeridiano, circondato da dimostrazioni di affetto e amicizia commosse e commoventi, riconosciuti i suoi valori umani e lavorativi. Nella speranza che continuiate le vostre battaglie antiproibizioniste, ecco una piccola parte del suo testamento. Voglio anche che si sappia che da circa un quarto di secolo ho fatto uso di droghe, soprattutto cannabis, traendole molte gratificazioni e pochi svantaggi, ma sempre rimanendo nella facoltà di controllare le sostanze. Questa dichiarazione vuole essere l'ultimo contributo alla lotta contro l'idiozia. Amici, vi saluto. Aggiungo che è crollato l'uso di cocaina in coloro che facevano uso di cocaina e di eroina contemporaneamente, nel gruppo inserito nella sperimentazione dall'86% al 3%, quello delle benzodiazepine è passato dall'86% al 14%. Cioè, questi sono dati forniti dal Bureau federale svizzero e su questo dobbiamo chiedere un confronto, così come sono crollati i dati inerenti ai reati commessi da coloro che cercavano la sostanza, sia i reati, diciamo, di semplice furto, sia i reati gravi. C'è quindi un beneficio sia per la salute del singolo sia per la salute pubblica, in termini anche di quella tanto sbandierata sicurezza sociale. Gli altri temi, vado a chiudere, sono quelli della possibilità di fare il testaggio in tempi reali delle sostanze, e vi è poi tutta la questione relativamente al carcere, su cui altri interverranno. Io mi limito a dire che sono 15.000 tossicodipendenti in carcere circa, non si arriva a 1.000 a quelli nel circuito di custodia attenuata, e che nonostante tutti i decreti il metadona mantenimento continua a non essere a disposizione nelle carceri. Non lo era in Bibbia, non lo è Appoggio Reale, non lo è in tanti carceri che abbiamo avuto modo di girare in questi anni. Credo quindi che noi, io userei questi termini, siamo costretti in queste giornate ad azioni di disobbedienza civile per affermare qualche cosa che in molti altri stati dell'Unione Europea è pratica, è legge finalizzata soprattutto alla tutela della salute. E credo che siamo anche qua per denunciare una assenza di strategie, un immobilismo totale che ha qualificato gli ultimi 3 anni. E noi però diciamo non possiamo aspettare altri 3-5 anni, perché questo tempo atteso ha significato sofferenze, ha significato malattie, ha significato decessi. Sono 33.000 coloro che sono deceduti negli ultimi 15 anni per overdose o, essendo tossicodipendenti, malati di AIDS. Metà almeno di questi decessi, con politiche di riduzione del danno, potevano essere tranquillamente evitati. Grazie. Della questione, secondo me, sta nel fatto che viene comunque negata l'evidenza, cioè il proibizionista sulle droghe è fallito. Neanche questo, i morti, i feriti, le carceri piene, i tribunali intasati. Ci sono moltissime cose che dobbiamo discutere. None of them is on the governmental agenda. E nessuna di queste è sull'agenda del governo. You have a number of practical issues. Ci sono tantissime questioni pratiche, like medical cannabis, like heroin prescription, come l'uso del medico della cannabis, la prescrizione di eroina,
more general harm reduction. E in generale la riduzione del danno. They are not on this government's program. Che non sono sul programma di questo governo. As has been shown in the past year since your last conference in Naples. Come è stato dimostrato dalla vecchia conferenza di Napoli. But the real issue is anti-prohibitionism. Ma la vera questione è l'antiproibizionismo. You all fight for harm reduction, like many of us in Europe and in the United States have done. Tutti combattiamo per la riduzione del danno, come è stato fatto in Europa e negli Stati Uniti. To me, harm reduction is just common sense. Per me, la riduzione del danno è solo una ovvietà, senso comune. Christians among us will say it's just my Christian duty. I cristiani dovrebbero dire questo è solo il mio dovere di cristiano. And when taking wine that Jesus turned made out of water, e quando prendono il vino che Gesù ha trasmutato l'acqua in vino, is not considered to be a drug. Non è considerato una droga. If he had lived in another society, he would have changed grass into marijuana. E se fossimo vissuti in un'altra società, avrebbe cambiato l'acqua in marijuana. No, l'acqua, grass. L'erba in marijuana. L'erba in l'erba, grass into grass. Poliedrico fronte dell'antiproibizionismo si è invece riunito oggi alla comunità di San Benedetto e al centro civico di Genova San Pier d'Arena per confrontarsi alla presenza del sottosegretario alla giustizia Franco Corleone e dell'ex coordinatore nazionale dei Verdi Luigi Manconi sulle politiche da mettere in campo verso un universo droga, anche alla luce delle esperienze di altri paesi europei dove la depenalizzazione è già stata avviata. Generally in the most of European countries, European Union countries, attualmente la politica, la tendenza politica è di avere un approccio molto più pragmatico di riduzione del danno e chiaramente c'è anche una tendenza alla decriminalizzazione, compreso l'uso ricreativo dei droghe. Tutte le società hanno una tendenza a avere un approccio più pragmatico e a in qualche modo accettare l'uso di droghe e non semplicemente a combatterlo. Psicoattiva THC e ci dicono due cose, quindi niente, gli passo la parola. Allora, siamo alla vigilia di una importante mobilitazione antiproibizionista. Il proibizionismo sinceramente a noi sembra una follia, probabilmente in vario grado, però da un certo punto di vista non è una follia. Il proibizionismo è una roba grande, grossa, cattiva, che ha tutta una sua razionalità, che produce soldi perché aggiunge alle droghe un valore aggiunto dell'illegalità che è immenso, che produce controllo sociale, che produce galera e poi soprattutto una sorta di indirizzario antiproibizionista che possa essere una guida, anche un modo anche per ritrovarsi, per cercare di fare assieme delle cose, per cercare di fare scricchiolare e crollare finalmente questo mostro, questo serial killer che è il proibizionismo. Grazie a tutti dell'attenzione. Ah,
da stazione Brignole verso il Cotone Congressi, dove ci sarà la conferenza governativa sulle grode. Siamo il movimento di massa antiproibizionista, MDMA. Piazza Verdi, fatevi sentire! Viva l'anarchia! Con lui non ci potevo parlare, e se me la porta una vasca fatta, papà non era brutto però, studiava tre mesi più in vista, allora ero culero perché papà era un convinto comunista. Sono passati 30 anni e più, e oggi culo nulla te ne si sa da me tu delle volte se dare in pensione, diventa chiuso di uscita, perché tu l'invasione.
Speciale canna card che dava diritto a uno spinello gratis e volantini che invitavano all'antiproibizionismo. Chi si aspettava scontri è rimasto deluso. Scortati da uno schieramento ingente di forze dell'ordine, i giovani dei centri sociali, arrivati da tutta Italia e anche dall'estero, hanno camminato suonando musica in una lenta e rumorosa processione che è arrivata al centro congressi senza intoppi nei momenti di tensione. Erano partiti dal carcere di Barassi perché tra i detenuti la percentuale di tossicodipendenti ormai è altissima. Depenalizzare il consumo personale di droga e promuovere una politica di riduzione del danno sono le richieste degli antiproibizionisti. Dalla conferenza di Napoli di 3 anni fa denunciano l'Italia non ha fatto passi avanti, mentre in Europa si portano avanti sperimentazioni come la somministrazione controllata di eroina. Ascolto, parla Don Andrea Gallo, che ne vengo adesso alla conferenza.
crea la conferenza. Io non so, come del resto da sempre, da anni ormai, ringraziare prima di tutto la presenza di tanti rappresentanti dei centri sociali. Io vorrei che voi mi faceste vivi adesso, oggi magari con una rappresentanza, perché siamo alla fine legislatura, siamo in una situazione particolare, che, però almeno bisognerebbe raggiungere, a mio avviso, un obiettivo minimo, che sarebbe questo, cioè avere come obiettivo proprio un'opzione fondamentale, non da aspettarsi da questo Parlamento. Avete visto quest'estate, per quel che riguarda l'indulto e l'amnistia, qualcuno scherzando diceva che gliel'ho scritto io l'intervento al professor Veronesi. Dovete sentire ad un certo momento il professor Veronesi, portando i dati dell'orientamento, delle sperimentazioni di tutta Europa, ha portato dei dati anche definendo l'iniziativa svizzera coraggiosa, cioè questa pluralità terapeutica, questo bisogno a un certo momento di farla finita, dicono, ci definiscono antiproibizionisti. Noi non siamo antiproibizionisti, a mio avviso, non so se dite voi, ma noi vogliamo difendere proprio i diritti di tutti i cittadini. Quattro pilastri: è vero la prevenzione, è vero la terapia, è vero la riduzione del danno. La prima cosa da farsi è la depenalizzazione, innanzitutto, ma di tutti, di qualunque consumatore. E questa è l'opzione fondamentale. Ad ogni modo vi posso assicurare, sia nell'intervento del Ministro, molto ampio, naturalmente, che si possono lanciare delle idee, rispetto di tutte le metodologie. Guardate, se si vuole arrivare nel prossimo anno, con la prossima legislatura, veramente a un'abolizione di queste leggi infami che hanno causato tanti morti, il fallimento del proibizionismo è talmente palese. Io l'unica cosa la voglio dichiarare, senza lasciare tutti gli sforzi, anche i piccoli e grandi operatori, le comunità terapeutiche, con loro indubbi meriti, l'unica speranza per i giovani che siano veramente liberati da questo inganno della droga sono i centri sociali. Bravo, Don Carlo. Grazie Andrea. Lavoro con molti operatori in cui discuteremo di una piattaforma alternativa della nostra piattaforma. Per il resto, all'interno della conferenza proseguono noiosamente i lavori istituzionali, ci sono molte persone, c'è Alleanza Nazionale compatta, Gasparri terrà una conferenza stampa alle 2, proveremo ad impedirlo. Qui davanti stanno per essere allestiti i banchetti con il ganja mat, con l'analisi delle sostanze, e quindi tutti i possessori della canna calda potranno avere il loro regalino, il regalino che ci facciamo per questa manifestazione. Dietro al camper, qui davanti, ci sarà uno spazio informativo, ci sarà uno spazio dove si potrà discutere ancora di sostanze. Per il resto la manifestazione può continuare finché abbiamo voglia di stare in piazza e di divertirci, per cui non ve ne andate e restate qui baldanzosi. Thank you.
Continuerà così come la protesta degli antiproibizionisti. Il proibizionismo in tema di droghe ha fallito in Italia. Niente violenza in una Genova blindata per il convegno.
convegno sulle tossicodipendenze, ma molti colpi di scena attorno al corteo dei centri sociali e delle altre organizzazioni antiproibizioniste, che alla fine sono anche riuscite a fare irruzione pacifica nel sorvegliatissimo centro convegno dove si è svolta la conferenza organizzata dal governo. Gli antiproibizionisti si erano dati appuntamento per manifestare il loro dissenso verso un programma che non prevedeva quello che loro chiedevano, soprattutto la depenalizzazione dell'uso delle droghe leggere. La giornata è iniziata quindi davanti al carcere genovese di Marassi, con un presidio e una prima manifestazione, quindi un corteo per le vie della città. Poco prima della partenza, un momento di tensione, quando una troupe televisiva filmava alcuni manifestanti che non volevano essere ripresi. Solo un episodio, poi slogan, canti, striscioni. Un corteo pacifico, anche perché gli antiproibizionisti avevano ottenuto l'ingresso di una delegazione al convegno. Le provocazioni però non sono mancate. Ecco cosa è successo fra megafoni e distributori di volantini durante la relazione del Presidente della Regione Piemonte. Che hanno grazie. Intanto il corteo arrivava nel primo pomeriggio proprio davanti ai cancelli del convegno. Qui gli antiproibizionisti hanno organizzato una specie di festa. Dall'interno ecco un nuovo colpo di scena. In una dichiarazione il ministro della sanità veronese sembra schierarsi contro il proibizionismo, una posizione contestata dal popolo. La Germania ha creato questi sale di emozione, di somministrazione. Addirittura il dipendente può venire, il tassico dipendente può entrare in una struttura dove c'era una stanza protetta, dove può benissimo iniettarsi o farsi iniettare la sostanza sotto controllo medico in modo che ci siano rischi di sovradosaggio e così. Quindi è una soluzione abbastanza innovativa. Il ministro deve rispettare la volontà del Parlamento organo democratico che si è espresso. Il suo atteggiamento non ci è piaciuto e fa chiarezza. È un tecnico e credo che sia meglio restituirlo al più presto alla lotta al cancro, nella quale ha avuto risultati migliori di quello che potrebbe avere la lotta al cancro. A seguito di un percorso che è già iniziato ieri, con un incontro di un cartello che si è formato in questi mesi, sono droghe non sono draghi, e si è riunito ieri insieme al cartello MDMA formandosi un movimento che ha dato vita in queste giornate a una proposta alternativa a quella che c'è stata fino ad oggi raccontata. Come sapete questa mattina siamo partiti dal carcere alle ore 9:30, persone che hanno contribuito a formare queste giornate di protesta assieme però all'interno di questa conferenza. Abbiamo fatto tanto per un motivo simbolico chiaro di entrare qua dentro, ma anche perché è nostra intenzione portare all'interno di questa conferenza importante non una controconferenza, non una qualcosa che va in direzione di uno scontro, ma una proposta alternativa alla quale, come abbiamo potuto tutti assistere, si sono unite voci tra le più differenti. E il cartello di cui noi adesso stiamo portando voce è un cartello estremamente eterogeneo, la cui formazione spazia attraverso un po' tutte le formazioni politiche e diversi tipi di intervento che si sono promossi sul campo delle sostanze. Mi sembra che rispetto alle nostre richieste la relazione della Ministra abbia aperto su delle cose, in particolare su corpo sia sulle politiche della riduzione del danno, la necessità di rafforzarle e di non legarle solo a finanziamenti straordinari. Mi sembra che ci sono le possibilità per interloquire anche domani nei gruppi di lavoro con la conferenza. Rispetto a quanto dicevi sulla relazione di questa mattina, mi sembra opportuno sottolineare questo, che questa giornata di oggi e con questa presenza, secondo me, vede la nascita di un altro soggetto che partecipa alla discussione generale sulle droghe, sulla tossicodipendenza ufficialmente, cioè questo soggetto. Perché dico questo? Perché proprio per sfatare questo discorso che faceva il ministro Fassino, per cui solo le comunità
possono avere in affidamento persone che escono dal carcere. Adesso non voglio entrare nel merito della legge, ma di quella che c'è, è improprio pensare che solo le comunità possono avere questo affidamento, non i servizi, non anche i centri sociali, perché un centro sociale non può essere una struttura che può vedere un affidamento. Perché i centri sociali non diventano anche loro un soggetto diretto che può fare prevenzione? Ma io credo di potermi definire un antiproibizionista della prima ora, perché la mia associazione già 27-28 anni fa cominciò proprio su una proposizione antiproibizionista, cioè noi gliela diamo la droga, e siccome l'eroina non c'era, facevamo ricette con morfina. Vi dico che già a quell'epoca, sia pure con la dinamica che muove la morfina, abbiamo risparmiato un sacco di problemi, un sacco di danni, un sacco di infezioni. Su questo non c'è dubbio. È chiaro che il proibizionismo è una piaga nel panorama della droga, e i proibizionisti sono un problema della droga. Diceva Macaccato, che era ormai scomparso, che la droga è un grosso problema, ma il problema di chi sfrutta questo problema è ancora un problema più grosso. E noi oggi siamo in un paese che a volte io mi sognerei fosse civile, e poi mi accorgo che il problema della droga noi lo affrontiamo secondo le indicazioni di quattro preti e un guaritore. Infatti in questa conferenza voi avete notato, e io credo che sia un punto di caduta questo, questi personaggi, diciamo, famosissimi attraverso i media, che non hanno ancora dimostrato niente a livello scientifico ed epidemiologico, hanno le sessioni plenarie. Sessioni che non ha un farmacologo, che non ha un clinico, e questo mi fa pensare, mi fa veramente dire. Una cosa molto semplice, qualcosa che è chiamato ancora azione di disobbedienza civile. Sto per fare un'analisi delle sostanze, qualcosa che anche la ministra Turco stamattina ha detto, che ormai è un impegno del governo, è qualcosa che sarà fatto, non so come credere. Allora, questo è l'oggetto proibito, è la sostanza proibita, non si capisce perché non è una droga, è un reagente chimico, in Italia non si trova, ed è accompagnato da alcune indicazioni che ovviamente sono scritte in spagnolo, in francese, in tedesco, in inglese, in olandese, ma non in italiano. Questo a sottolineare il fatto che questa è una pratica che in Europa si fa dappertutto, non si capisce perché in Italia non si possa ancora fare. Ed è molto semplice, basta grattarne un pochino, in modo che non è che viene tutta consumata. Bastante. Bastante, dice il maestro Frommer, che è ecstasy con MDMA oppure non lo è, cioè è un pacco. E questo è un pacco. Siamo iniziati un pacco. Quando il risultato è bianco vuol dire che assolutamente. Vediamo se abbiamo qualcos'altro. Proviamo questa polverina. Ci dicono essere anfetamina. Dell'anfetamina dovrebbe essere il rosso, dice il cartoncino con le indicazioni. È rosso. Questo è un
tagliate con sostanze nocive almeno quanto gli stessi psicofarmaci. Lo hanno presentato oggi i rappresentanti dei centri sociali. Le analisi di questo tipo sono legali in molti paesi europei, ma non in Italia. Se anche in Italia, come nel resto dell'Europa, i ragazzi potessero sapere cosa c'è in queste sostanze, probabilmente questo è un modo per incominciare ad incontrarli, a renderli più consapevoli, ad educarli ad un uso delle sostanze che può essere molto pericoloso, ma è un dato di realtà, è un dato con cui dobbiamo fare i conti e vogliamo farli bene. Io credo che l'analisi delle sostanze possa servire per tutte queste ragioni. Che il problema delle droghe leggere sia chiuso rispetto alla normativa penale. Il direttore del carcere di Genova questa mattina, parlando di tossicodipendenti con una certa approssimazione, sosteneva che la metà che aveva dentro erano tossicodipendenti da droghe leggere, con questo dicendo ovviamente una cosa che non sta in piedi sotto nessun profilo. Il dato che abbiamo ricavato è che comunque e il 70% di quella percentuale che è dentro per questioni di droga è dentro per questioni di droga leggera, perché al secondo ingresso in carcere scatta la recidiva e con mezzo grammo di fumo va in galera e si è destinato a entrarci. O si elimina questo problema, oppure sarà impossibile chiedere la sperimentazione su sostanze più nocive, sarà impossibile dire negli altri paesi d'Europa, in altri paesi d'Europa, questi esperimenti hanno avuto successo, e il successo è tutto documentato, è tutto su carta, sono dati che tutti noi conosciamo, è solo una questione di sperimentazione. Ma soprattutto bisogna investire il territorio dell'obbligo di far funzionare leggi che ci sono, perché le leggi che abbiamo, senza farne altre di migliori, e sarebbe ora, consentirebbero molto meno morte da carcere, molta meno gente in carcere, molto meno strazio per tutti quanti e una maggiore sensibilità culturale della società tutta, che continua a farci vedere in televisione, nel cinema, dei film dove tutti si fanno le canne, anche i poliziotti, perché questo è quello che succede, e il ragazzo che coltiva due piante di canna sul tabacco va in galera e lì imparerà a vivere. Noi stiamo lavorando su questo, però crediamo che tutti quanti dovremmo fare un po' un salto di qualità e dire che ora di finirla e che questa legge minima la vogliamo tutti. Dall'entrata in vigore di una legge che prevede che i SERT abbiano diretta e specifica competenza nell'assistenza sanitaria e tossicodipendenti in carcere, dopo 11 mesi nel 60% delle carceri italiane i SERT non entrano. E questo pare non porre problemi, da quello che ho capito, al Ministro della Giustizia e al Ministro della Sanità, che lo danno, diciamo, come un dato di fatto. Io volevo fare innanzitutto, e mi sembra che sia giusto in questa sala, un po' diversa dalle altre, una valutazione di tipo politico. A me sembra che abbiamo finora giocato bene questa partita e che abbiamo ripreso qualche cosa forse di antico, e cioè abbiamo ribadito che operatori, medici, operatori dei servizi, del privato sociale non sono altro ma sono risorse tecniche utili all'interno del movimento, e questo incontro mi sembra assolutamente fondamentale. Due, mi sembra che abbiamo ribadito che le cose di cui parliamo hanno una loro validità scientifica, non sono ideologia, sono scientificamente valide, date, cifre, eccetera. Terzo, scusate, sarò retro, ma la non neutralità della scienza. E questo è importantissimo. Beh, incredibilmente noi, dai ministri più politici, abbiamo avuto delle risposte assolutamente negative. Perché della legalizzazione delle droghe leggere non si è neanche parlato stamattina, nessuno ha citato neanche la parola. Poi è stata fatta vedere una diapositiva in cui si dice che il 33,3 periodico, caso strano delle percentuali, cioè un terzo degli adolescenti, secondo richiesta del Ministero della Sanità, usa la cannabis. Ok, qual è la conseguenza che deriva da questo in termini legislativi? Nulla, non se ne è minimamente parlato. Quindi quello rimane un obiettivo assolutamente centrale. Seconda questione, è successa una cosa gravissima oggi.
un ministro di questa Repubblica ha detto che non ha intenzione di rispettare una decisione popolare. Cioè, la depenalizzazione dell'uso personale di sostanze è stata approvata dal referendum popolare del 93. Non può un ministro intervenire e dire sono 15.000 tossicodipendenti in carcere, dobbiamo muoverci una logica di carcerizzazione, questo non significa depenalizzazione. Il ministro mi deve dire perché la volontà del popolo italiano sulla depenalizzazione dell'uso personale approvato nel 93 non è, ha avuto le conseguenze legislative che doveva avere. L'esperienza delle stanze di iniezione. Io dico, la linea è disponibile, credo che qui siano disponibili anche altri, partiamo con dei progetti concreti con le stanze di iniezione. Voglio vedere intanto quale legge proprio per impedire una cosa del genere. È stato detto qui che è interessante, facciamola, è comunque un intervento a bassissima soglia che permette a chi continua comunque a fare uso di sostanze per via dovenosa di farlo dentro un contesto di assistenza un po' più decente di quello della strada. E non, credo proprio che sia un obiettivo concreto da praticare. Ecco, queste alcune cose su cui possiamo lavorare in futuro, però l'elemento che io voglio sottolineare di più è che questo intreccio che vede la CGIL, le associazioni, i centri sociali, attorno, io direi tutto sommato, a una piattaforma comune in cui poi ognuno ci porta la propria competenza e il proprio linguaggio, è una ricchezza estremamente forte e io credo che probabilmente saremo in grado nei prossimi mesi anche di determinare noi le iniziative autogestite senza dover poi ricorrere sempre a quelle istituzioni. Grazie. Legislativo che in qualche modo è andato avanti. Noi eravamo a favore del passaggio al Servizio Sanitario Nazionale, ma qua si rischia di fare la fine della 180 sulla psichiatria. Se si fa una legge e poi non viene applicata è facilissimo criticarla e dire che non funziona. E se poi è il motivo, sai, i contrasti tra i due ministeri, non lo so, insomma non entro adesso nel merito di quello. Dico che però questo è un problema grosso. Un'ultima questione che ho presente relativamente al carcere. Un'impressione di questa conferenza? Ma è una conferenza che nasce in un momento delicato, in quanto si avvicini al cambio di legislatura o comunque alla ridiscussione politica, e quindi questo si avverte molto, è palpabile, è tangibile. E si ci va un po' con i passi felpati per
cercare di conquistare fette dell'elettorato per non dispiacere altre fette dell'elettorato. Sotto questo aspetto era una conferenza che non si doveva fare in questo momento, era inutile in questo momento, tant'è che non abbiamo neanche colto una grossa dicotomia fra il movimento dei centri sociali e quello lì poi governativo, tra virgolette. Noi operatori non stiamo da nessuna parte, noi stiamo dalla parte dell'utente, e l'utente che noi vediamo nei SERT quotidianamente spesso non è neanche quello dei centri sociali, che comunque è inquadrato in una certa cultura, in una certa filosofia, e né è quello poi politicizzato, è un ragazzo abbandonato a se stesso in una rete di servizi che esiste solo sul piano così teorico, utopico, magari anche legislativo ma non applicativo, e che poi ci sentiamo in carico noi, diciamo, come operatori. Quindi noi ne rimaniamo fondamentalmente delusi, anche se in alcuni interventi si leggono delle grandi aperture, delle linee programmatiche che farebbero pensare ad uno sviluppo maggiore, un'attivazione di interesse nei prossimi anni. Speriamo bene. Grazie. Sono Grasso Davide, ho 36 anni e da 20 anni cammino sulla strada, 8 anni come tossicodipendente, da 12 come operatore sociale di rapporti. Dunque, a me preme, siamo qua alla conferenza sulla droga a Genova, a me preme sottolineare alcuni aspetti legati al fallimento, a mio avviso, del proibizionismo. 30 anni di proibizionismo in Italia hanno causato 33.000 morti tra overdose, AIDS e varie infezioni, epatiti, eccetera, eccetera. Io credo che questi 33.000 morti, associati a tutta un'altra serie poi di non interventi in strada, perché qua si parla spesso di drogati, si parla spesso di strada, ma realmente sono pochissimi gli interventi che vengono fatti nelle piazze, sulle strade. Basta ricordare che molte overdose sono state causate soprattutto dal fatto che non avendo un medico a bordo nelle ambulanze che poteva somministrare il Narcan, abbiamo perso delle vite. Ecco, io credo che se 20 anni fa, invece di fare tanti discorsi, tante chiacchiere, avessimo distribuito dei preservativi, avessimo distribuito delle siringhe, probabilmente avremmo salvato più vite e forse avremmo anche un pochino la coscienza un po' più a posto. Credo che questo discorso sia fondamentale. Il proibizionismo è fallito, basta andare a vedere che nel 99 ci sono state più di 10 morti di overdosi all'interno delle carceri italiane, non so se vi ricordate, ce ne sono state 3 alle Vallette la stessa settimana. Quindi io credo che questi siano segni tangibili del fallimento del proibizionismo. Con questo bisogna aprire un capitolo nuovo, sedersi a un tavolo, discutere delle nuove regole, discutere delle nuove politiche, passare dalla sperimentazione, dalle politiche della sperimentazione all'acquisizione dei dati, perché comunque ci sono delle esperienze positive. Non si riesce in Italia in questo momento ad andare oltre l'ideologia, oltre le polemiche. Sederci a un tavolo e discutere con medici, con infermieri, con psicologi, con esperti, che sono quelli che stanno portando avanti le esperienze pilota, e non solo, perché ormai in Svizzera non si può più parlare di sperimentazione, perché credo che comunque ormai sono passati degli anni, abbiamo la capacità e i dati per ragionare su cose concrete. Io spero fortemente che si riesca ad uscire da queste discussioni da salotto, da queste strumentalizzazioni politiche, e di essere maggiormente presenti sulle strade con chi sta male, con chi soffre, con chi è emarginato. Ecco, io non capisco chi continua a fare delle chiacchiere e però concretamente non è mai in strada. Io credo che sia delegittimato chi parla dei tossicodipendenti. Credo che il governo comunque ha fatto un qualcosa di positivo permettendo ai centri sociali di essere qua. Qualche tossicodipendente è anche riuscito a entrare alla conferenza sulla droga, e questo non è male, perché si rischiava di mettere insieme 2-3 mila tecnici sulle sostanze, tecnici di comunità e di servizi privati, e di non avere neanche la voce dei tossicodipendenti. Credo che grazie al contributo di alcuni, voce è stata data anche a qualche tossicodipendenza, e questo è un elemento secondo me importante di questa conferenza, e credo che il governo, permettendo ai centri sociali di intervenire a questa conferenza, si è assunto le sue responsabilità, ma ha dato anche un segno di democrazia, ecco, dando spazio al dissenso.
com'è che si chiama Fabrizio di cognome? Ligabue e Fabrizio. Dopo passa di qua, te la ritira lui, ti dirà. Vabbè, se no la ritiro io, poi glielo dico. Aspetta, siamo prima, siamo qua. Sì, Ligabue e Fabrizio, ma non ti grazie. Facciamo un po' di spazio qui sopra. Vediamo tutti i resti. Aspetta un attimo. Vi dico queste cose perché credo che siano importanti da un punto di vista dell'informazione e della credibilità con i ragazzi, perché altrimenti non capisco come facciamo a costruire questo adulto appetibile che è poi il fine di qualunque relazione. La seconda cosa è che, dicevo, i controlli di strada solo su presenza-assenza sono illegali, sono non credibili. I controlli di legalità in laboratorio vanno definiti da un cutoff. Bisogna che il Ministero ci dica qual è il cutoff, perché anche questo è importante. No, non siamo alterati, per cortesia. Sì, ha sequestrato una dei nostri, delle nostre confezioni, per vedere. Sì. Adesso mi ha detto di non muovermi, che devono portarmi il responso, che si può fare. Un dono al direttore delle carceri Giancarlo Caselli, che ha fatto sequestrare
mostrare il pacchetto della scorta. Un omaggio ai giornalisti in sala stampa. Un sacchetto posato sul tavolo durante i lavori di una commissione che ha provocato questa reazione dei convenienti. Intanto, fuori dal porto antico di Genova, sede del convegno, gli antiproibizionisti hanno organizzato assemblee, incontri, dibattiti. Incontri in cui si è parlato soprattutto della possibilità di usare le droghe leggere come cura per malattie come l'epilessia, come racconta questo ragazzo. Ma che effetto ha sull'epilessia la marijuana? Che effetto ha? No, l'effetto è quello di guarire. Adesso io sono 2 anni che non ho più nessuna crisi convulsiva. Se ho avuto dei presintomi convulsivi li ho tolti fumando magari di più, e quindi adesso sono 2 anni, ripeto, che non ho più convulsioni. E quanta erba fuma? Ma in media 1 grammo o 2. La spesa è notevole perché nel mercato illegale il costo è assai elevato. Bocciato senza appello. Arriva da Bruxelles la netta stroncatura delle proposte dei veronesi sulla droga. A pronunciarla lo stesso presidente del Consiglio Amato, nei confronti del suo ministro della Sanità, che si era espresso contro il proibizionismo e per la somministrazione controllata dell'eroina. Amato usa toni perentori. Lui ha parlato da tecnico, accusa, ma le sue posizioni non coinvolgono il governo. Non abbiamo nessuna intenzione, a pochi mesi dalla fine della legislatura, di adottare politiche innovative che implicherebbero modifiche dell'attuale legislazione sulla droga. La politica del governo non è proibizionista. Vogliamo chiarire agli italiani cosa significa proibizionismo? Proibizionismo significa combattere la droga puntando soltanto sullo strumento penale, sulla repressione e sulla proibizione. Questa non è la posizione del governo. Le parole del ministro della Sanità stanno provocando un terremoto non solo nel governo, ma anche nel mondo politico. E la divisione sul proibizionismo taglia trasversalmente i poli. Nella maggioranza i centristi, a cominciare da Castagnetti, sono molto irritati con i veronesi, ma altri, come i Verdi e il socialista Boselli, lo difendono. Ha perfettamente ragione, dice il segretario dello SD. A questo punto dobbiamo cambiare rotta. Nel centrodestra prevale invece una netta presa di distanza. L'atteggiamento del ministro ci ha francamente allarmati. La risposta del presidente del Consiglio, in parte, ma soltanto in parte, ci tranquillizza. La spaccatura riguarda anche le comunità di recupero dei tossicodipendenti. Il gruppo Apelli di Don Ciotti e la comunità di San Benedetto al Porto di Don Gallo apprezzano le posizioni del ministro. Disco rosso invece da Don Vinicio Albanesi e dalla comunità di Muccioli. E la gente come la pensa? La domanda è stata posta da Data Media sulla legalizzazione delle droghe leggere come la marijuana e l'hashish. Una larghissima maggioranza, il 63,3%, si dice contraria. Contraria anche la maggioranza degli intervistati alla somministrazione controllata delle droghe pesanti come l'eroina. Ma qui c'è una piccola sorpresa. I favorevoli sono cresciuti nell'ultimo anno dal 23,8% al 31,1%. Avete visto, insomma, che bailamme, che grande bispolemica un po' da tutti. E l'interessato, come detto poco fa, il nostro Fabrizio Sumonte lo ha aggiunto. Sentiamo. Ministro Leoredi, sono state polemiche anche nel mondo politico, in quello delle comunità terapeutiche, dopo il suo intervento alla conferenza di Genova. Anche da Bruxelles il Presidente del Consiglio dice che la linea del governo non cambia fino alle elezioni. E dunque? E dunque nessuno pensa che debba cambiare. Io ho fatto una constatazione e ho rilevato che nonostante i nostri sforzi il problema della droga è ancora vivace, ancora presente. Io sono un grandissimo oppositore di tutte le droghe, tutta la mia vita l'ho dedicata a educare i giovani a non entrare nella droga, ma devo riconoscere che il proibizionismo purtroppo non ha pagato, questa è la mia constatazione. Quindi lei resta antiproibizionista? No, io insomma, sto valutando con distacco il fenomeno e propongo una discussione aperta sul tema. È giusto che siano posizioni diverse, perché il pensiero sulla droga è difficile, è obiettivamente difficile avere posizioni programmatiche risolutive. Nessuno ha una soluzione in tasca, il problema è aperto e il mio suggerimento è di dibatterlo a fondo e di osservare quello che avviene in tutta Europa.
sembrato un po' curiosità quello che lei ha detto sull'ecstasy, come se fosse, ci fosse quasi un allarme minore rispetto alle nuove droghe, è proprio così? No, nessuno ama l'ecstasy, per carità, l'ecstasy è una droga da evitare assolutamente. Voglio solo dire che la tendenza dei giovani di oggi è di passare dal mondo dell'eroina, che è un mondo di rifiuto della società e di auto-emarginazione, a un mondo invece dell'auto-esaltazione, che è il mondo dell'estasi. È un simbolo più che una pianta, anzi. Lei che la conosce, chi la vede perché la conosce, ci la conosce bene, chi invece la esalta anche senza conoscerla, chi va fuori misura. Una pianta che nella tradizione, è una tradizione centenaria, anche di più nel nostro paese, oramai la trovo ovunque, vai dalle Valle d'Aosta a Cefalù, c'è ovunque, è diffusa, perché è utile, cioè esatta, cioè puoi riscaldare, puoi rinfrescare, ti rilassa e ti esalta, è democratica, si adatta a tutti, insomma. Aiuta nei rapporti sociali, anche nell'instaurare, cominciare un rapporto sociale, l'amicizia, aiuta l'amicizia, l'amore, aiuta l'amore, anche l'amore meno platonico, più materiale, insomma, aiuta anche quello. È una pianta che ha molteplici capacità e che io ho preso a stendardo, come in occhio del signor Vince, per questa pianta adesso la vorrei donare alla signora ministra. Avrebbe preferito donare la piantina perché così avrebbe potuto crescerla, curarla, però non c'è tempo a procurarla, anche io la curo, sta crescendo, si chiama Ciccio. Purtroppo non è stagione, Genova non è un ambiente dove si cresce questa pianta, insomma, comunque la forma migliore della quale l'ho utilizzata è quando è secca, perché quando è secca dal massimo delle sue capacità, insomma, l'ho portata secca perché non è che potevo fare altro, è quando sta seccata dal mio. Qua. Ma non sia simbolo di una lotta, di una cosa, ma che sia il simbolo di una cambiata, di un cambiamento, di una visione diversa. Ragazzi, un peperoncino, che io adesso donerò, anche a chi ne vuole, questo sarà il simbolo della visione, perché ho visto tutti quanti preoccupati fino all'ultimo. Quindi in verità ci può depenalizzare lo spaccio di droga. Noi siamo contrari alla depenalizzazione dello spaccio della droga.